Marta Bastianelli, allora, poco fa il CT della Nazionale Italiana Maschile ha detto un'impresa straordinaria quella fatta da te in questa corsa importante. Sì, sicuramente una bellissima giornata è stata per noi, per l'Italia, la vincita nel femminile e nel maschile con Bettiol. Per me è stato un qualcosa di eccezionale, sicuramente un pezzo di puzzle che mancava nella mia carriera e ho messo anche questo, ne mancano ancora altri importanti, quindi non mi arrendo. Come ho già detto, queste vittorie non sono mai un punto di arrivo ma sempre un punto di partenza per migliorarsi e per andare avanti. E credo che sia veramente stata una giornata fantastica, me ne rendo conto sempre dopo un po' di giorni, come le botte che fanno male sempre qualche giorno dopo, e mi auguro appunto che possa ripartire sempre da qui. Ecco, si è parlato anche insomma dell'aspetto mediatico, la tua gara in realtà insomma non l'abbiamo vista e questo ha riaperto un po' il discorso mediatico, l'importanza del ciclismo femminile. Sì, purtroppo come dicevo già a livello mediatico siamo ancora un po' carenti nel femminile, la grande importanza che abbiamo è degli arrivi e delle partenze nelle gare del nord che appunto ci danno un pochino di, diciamo, di spinta in più verso un qualcosa che va migliorato. Sicuramente abbiamo bisogno veramente di tanto supporto da parte dei media per far avvicinare anche gli sponsor a questo sport che sta diventando sempre più importante, per noi è un lavoro, io faccio parte del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre da 11 anni e mi rendo conto che comunque è un supporto molto importante per noi e soprattutto per le giovani che verranno, quindi mi auguro che si possa fare qualche cosa anche per il femminile perché è veramente importante. Ecco, archiviata con grande soddisfazione questa impresa, ora che cosa punta Marta Bastianelli? Allora, adesso domenica prossima abbiamo l'Amstel, non era tra i miei programmi, diciamo nel senso da come gara da vincere, però sicuramente godo di un'ottima condizione, quindi mi auguro di poter disputare un'ottima gara e poi ci saranno i campionati italiani sempre qui in Abruzzo che organizzerà la mia famiglia insieme all'azienda Ferrometal e la partenza sarà a Notaresco e l'arrivo a Castelnuovo, comune di Castellalto. Mi auguro che possa essere una giornata fantastica ulteriore per l'Abruzzo, poi abbiamo importanti campionati europei, campionati del mondo che sono uno dei miei obiettivi più importanti quest'anno.